Questa è la definizione. Supponiamo che adesso, tenendo fissa questa definizione, supponiamo che esista la derivata seconda. Allora, che significa che c'è un flesso? Significa che la derivata seconda cambia segno. Non è una, è una condizione sufficiente, non necessaria. Ok? Perché va bene così, cioè è la derivata seconda cambia segno, è necessario sufficiente. Perché? Perché io vado a fare questa il numeratore che abbiamo trattato lì, f secondo f di x meno f di x con 0 meno f primo di x con 0 per x meno x con 0, questo qua risulterà uguale a f secondo di x mezzi per x meno x con 0 quadro, laddove x meno x con 0 è minore di x meno x con 0. Questa è la formula di Taylor, fino all'ordine 1 con il resto di Lagrange scritto di ordine 1. F di x è uguale a questo più il resto. Adesso, quando voi andate a dividere per x meno x con 0, e qua uno se ne va. Allora, se noi vogliamo che a destra di x con 0 questo è positivo, a sinistra di x con 0 questo è negativo, che vuol dire? Vuol dire ovviamente il punto xi, se x a sinistra di x con 0 sta qua, cioè sta in mezzo tra x e x con 0, se x sta a destra di x con 0 sta qua. Ora, che succede? Se noi vogliamo che questo sia sempre, che sia un flesso ascendente, se un flesso è ascendente, vuol dire che questo deve essere sempre positivo. Ma per essere sempre positivo vuol dire che a sinistra la derivata seconda deve essere almeno da qualche parte negativa. In realtà e a destra deve essere da qualche parte positiva, cioè quindi nell'intorno del punto x con 0 la derivata seconda sta cambiando, sì. Cioè in un intorno del punto, a sinistra ha dei punti in cui la derivata seconda è negativa, a destra c'è dei punti in cui la derivata seconda è positiva, e non può avere dei punti a sinistra dove la derivata seconda è positiva, perché altrimenti o almeno non in ogni intorno del punto. Comunque, se io che nello studio della mia derivata seconda faccio il segno della derivata seconda, il segno è meno 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 0 con 0 viene 0 positivo, questo è sicuramente un punto di flesso ascendente. Deriva da questo uguagliamento. Quindi la derivata in generale, se la derivata seconda cambia segno, se la derivata seconda è, se la f è di classe c2, quindi la derivata seconda è continua, cambiando segno all'interno del punto, deve fare 0. Però non basta che faccia 0, deve pure cambiare segno, perché se è più 0 più, allora quella è una funzione commessa, perché la derivata seconda si mantiene positiva, maggiore uguale 0. Allora,
cerchiamo di capirlo con degli esempi. Adesso siamo arrivati per esempio alla a dover saper studiare una funzione. Allora andiamo a studiare la funzione che avevamo detto prima, x meno x. Allora così intanto facendo l'esempio per andare a trovare i punti di flesso e altri punti particolari e andare a studiare il grafico della mia funzione, io faccio anche l'impianto generale per lo studio del grafico della mia funzione. Allora, supponiamo di dover studiare la funzione f di x uguale x meno x cubo. Quella che avevo scritto, di cui ho fatto il grafico prima, non era x meno x cubo, era x cubo meno x. Era l'opposto. Ok. Andiamo a studiare questa funzione qua. Allora, la prima cosa che si deve studiare, uno vi dà la funzione definita in maniera sintetica, cioè vi dice come è composta, non vi specifica il dominio. Cosa si intende per dominio della funzione? Il più grande sottoinsieme di R dove la posso andare a definire. In questo caso il campo di esistenza, o dominio, è tutto R. Quindi questo è un polinomio, non ci sono problemi a andarlo a. Poi, una volta fatto il dominio, bisogna andare a considerare i limiti della funzione per x che tende ai punti di frontiera del dominio. Ora, questo dominio, siccome non ha punti di frontiera, perché è tutto R, la chiusura fa R, la frontiera è vuoto, in questo caso si fanno solo i limiti di x che tende a più infinito di f di x, che è uguale in questo caso a più infinito, e il limite di x che tende a meno infinito di f di x, che fa meno infinito. Questo vuol dire che il grafico della mia funzione a infinito se ne va a più infinito e a meno infinito se ne va a meno infinito. Ora questa funzione è dispari, che significa dispari? Significa che f di x è uguale a meno f di meno x. Infatti se voi ci mettete meno x al posto di x, siccome quella è una somma di monomi di grado dispari, questo qua è x cubo meno x, questo qua è meno x al cubo meno meno x, quanto ti fa x meno, quindi vedete che la funzione cambia sempre. Allora, quando avete una situazione di questo genere, il grafico sarà simmetrico rispetto all'origine. Invece, se la funzione è pari, il grafico sarà simmetrico rispetto all'asse d'ascesa delle ordinate. Ok. Detto questo, dobbiamo andare a fare ancora due limiti. Andiamo a fare il limite per x che tende a più infinito di f, o più o meno infinito di f di x su x, che fa più infinito. E se andate a dividere per x rimane x quadro meno 1 su x, per x che tende a più infinito o a x che tende a meno infinito tende a più infinito. Che vuol dire? Vuol dire che non ci sono asintoti. Prima avevamo già visto che non c'erano asintoti orizzontali, perché un asintoto orizzontale y uguale m si dice asintoto orizzontale di f se solo se il limite per x che tende più o meno infinito di f di x uguale m. Attenzione, qua non intendo che tutti e due i limiti debbano fare m. A più infinito è una cosa, a meno infinito è un'altra cosa. Quindi a più infinito possiamo avere un asintoto orizzontale, a meno infinito possiamo avere un altro asintoto orizzontale. Per esempio, la funzione arcotangente di x a meno infinito tende a meno pi greco mezzi, a più infinito tende a più pi greco. Poi
non ci sono solo gli asintoti orizzontali, ci sono anche gli asintoti verticali o obliqui. Gli asintoti verticali sono dati da limiti infiniti, diciamo, che divergono in punti che sono nella frontiera, sulla frontiera del nostro dominio. Qua non ce ne sono perché la funzione il dominio a frontiera. Però ci sono gli asintoti obliqui. Quali sono questi asintoti obliqui? Y uguale mx più n si dice asintoto obliquo se e solo se, per definizione, il limite per x che tende a più infinito, a meno infinito, come al solito la situazione si deve ripetere, quindi ci possono essere un asintoto obliquo a più infinito, un asintoto di un altro tipo a meno infinito, di f di x meno mx più n, questo limite fare 0. Allora il problema è che qua abbiamo due parametri, m ed n. Allora andare a fare questo limite in dipendenza da due parametri è abbastanza scocciante. Allora cosa si fa? Se vale questa condizione, questo mi dice che il limite per x che tende a più infinito di f di x su x è uguale a m, perché quando divido per x qua mi viene f di x su x meno m più n su x, meno n su x, n su x tende a 0 se ne va, porto la m dall'altra parte e mi viene che questo limite deve fare. Attenzione che non basta questo per dire che, questo, che mx più n sia una sigla obliqua, che poi bisogna togliere mx, quindi y uguale mx più n è asintoto obliquo per x per esempio che tende a più infinito se e solo se valgono due condizioni: il limite per x che tende a più infinito di f di x su x fa m e il limite per x che tende a più infinito di f di x meno mx fa n. Perché se una volta ho trovato la m io faccio f di x meno mx, questo limite dall'uguaglianza di sopra deve fare n. Quindi per verificare che una retta sia asintoto obliquo dobbiamo fare prima questo limite e poi questo. In realtà facendo gli sviluppi di McLaren, però in 1 su x, perché quando x tende a più infinito 1 su x tende a 0, spesso e volentieri riusciremo a fare tutte e due insieme, ok? Però questo è un altro discorso. Qua asintoti obliqui non ce ne stanno, perché? Perché quando vado a fare il primo limite f di x su x, m non c'è, perché questo limite fa più infinito, che vuol dire che il comportamento della funzione è superlineare e quindi non ha asintoti. Qua abbiamo visto che la funzione si annullava nei punti meno 1, 0 e 1. Poi se vado a fare il segno della funzione, la funzione è facile da fare il segno, no? È facile da calcolare il segno. La mia funzione è x per 1 meno x quadro. Beh, 1 meno x quadro è positivo per valore interno nell'intervallo delle radici, x è positivo sui positivi, mi fate il prodotto dei segni, qua viene negativo, positivo, negativo. E già possiamo abbozzare un grafico, che più o meno. Adesso cosa ci dice questo grafico? Andiamo a fare la derivata prima della funzione. La derivata prima della funzione fa 3x quadro meno 1. Allora, la derivata prima si annulla se e solo se x uguale più o meno 1 su radica 3. Quindi che significa? Significa che uno su radical 3 è un po' più grande di 0,5, perché radical 3 è un po' più piccolo di 3. Quindi meno 1 su radical 3. Uno su radical 3
in questi punti già lo sappiamo dal grafico abbozzato, la funzione che cosa avrà? Qua avrà un massimo relativo e qua avrà un minimo relativo. Volete esserne più convinti? Se andate a studiare il segno della nostra derivata, il segno di f'. Il segno di f' come fa? La nostra derivata si annulla in questi due punti. Ma siccome è una, stavolta è 3x quadro meno 1, i valori sono positivi, è un polinomio di grado 2, cioè i valori esterni all'intervallo delle radici. Che significa? Che la mia derivata fa più 0 meno vicino a questo punto. Che significa? Che la funzione saliva, si ferma, scende. Più 0 meno vuol dire massimo relativo. Dimenticatevi di andare a studiare la derivata seconda per capire se è massimo, se è minimo. No, perché uno dice, vabbè, ma se la derivata seconda qua è negativa vuol dire che è massimo. Ma non mi serve. La derivata prima fa più 0 meno. Sale, scende. Se prima sale e poi scende è un massimo. Perché devo andare a vedere la derivata seconda? La derivata seconda la vado a vedere per altre cose, ma non per vedere se è un massimo. Più 0 meno scende. Prima sale e poi scende è un massimo. Poi qua meno 0 più. Questo è un minimo. Andiamo a fare la derivata seconda. Scriviamo qua sopra. La derivata seconda fa 6x. Adesso lo studio del segno della derivata seconda è 0, prima è negativa, poi 0, poi è così. Che significa, quello che abbiamo visto prima, che questa funzione in 0 ha la derivata seconda che cambia segno e quindi ha un flesso. Che tipo di flesso? Adesso, quanti pensano che sia discendente? Nessuno. Quanti pensano che sia ascendente? Quasi tutti, ma non tutti, non ho convinto tutti. È chiaro? Ha un flesso ascendente. Allora, se vi chiedo dov'è commessa la funzione? Dov'è commessa la funzione? Nella semiretta da 0 a più infinito. Quando la funzione meno f è commessa, cioè quando la derivata seconda è negativa, la funzione si dice concava. Quindi dov'è che concava la funzione? Da meno infinito fino a 0. Ok? Facciamo un altro un poco più. Allora, facciamo uno un poco più serio. Allora andiamo a fare f di x facciamone uno ancora semplice, vai. Facciamo questo qua, ancora abbastanza semplice. X
cubo fratto 1 più x quadro. Questo è molto semplice. Anzi, facciamolo un po' più complicato, va. Facciamo x alla quarta e poi facciamo la radice. Se no è, non c'è spazio. Allora, stavolta la funzione, la prima cosa che devo vedere è che, vabbè, il campo di esistenza qual è? Tutto R. Io non ho problemi a fare la divisione. Tutto quello che c'è sotto la radice è maggiore o uguale di 0, quindi non ho problemi a fare la radice. Allora, poi cosa devo vedere? Devo vedere che la funzione è, stavolta, quella di prima era dispari, questa è pari. Cioè ogni volta che una funzione dipende soltanto dai quadrati della x, quadrati con potenze pari della x è pari. Cioè se faccio f di meno x al quadrato, meno x alla quarta vengono quelli di prima e quindi la funzione viene uguale. Quindi che significa? Che basta andare a studiare il grafico della funzione. Vabbè, io lo faccio tutto, però in realtà basta andare a studiare il grafico della funzione da 0 in poi, che poi dopo lo ribalto e ottengo il grafico qua. Poi un'altra cosa semplice da fare è f di x è sempre maggiore o uguale di 0. F di x uguale a 0 quando? Sempre maggiore o uguale di 0 perché è una radice aritmetica, quindi è uguale a 0 dove? Se questo è uguale a 0, faccio il quadrato viene 0, quindi x alla quarta viene 0, quindi x viene 0. Quindi se solo se x quadro. Il difetto della lavagna lo incorporiamo. Solo stavolta non fare x qua, se no sembra. Oh. Va bene. Oh, adesso andiamo a fare la derivata. Allora, dove si può fare la derivata? Beh, in verità la derivata di una radice si può fare tranne nei punti dove la radicando si annulla. E radicando si annulla in x uguale a 0. Però per x maggiore di 0 si può fare sicuramente. Per x maggiore di 0 quanto fa la derivata? Fa 1 su 2 volte la radice di x alla quarta fratto 1 più x quadro per la derivata di questo. Adesso, attenzione, se io devo derivare x alla quarta fratto 1 più x quadro mi conviene scrivere che questo è uguale a x quadro meno 1 più 1 fratto 1 più x quadro. Perché? Questa è la divisione di Ruffini. Questo per questo fa x alla quarta meno 1. Allora x alla quarta è uguale a x alla quarta meno 1 più 1. Quando divido per 1 più x quadro, questo è uguale a x quadro meno 1 più 1 fratto 1. Perché dico questo? Perché adesso quando vado a fare la derivata di questo, che è una somma, posso scrivere 2x poi meno 1 fratto 1 più x quadro per la derivata di x quadro che fa questo. È più facile, potete farlo anche direttamente, poi lo facciamo anche l'altro. Quindi intanto adesso semplifichiamo il 2, quindi questo mi viene la radice di x alla quarta fratto 1 più x quadro, poi c'è qua un 1 più x quadro, tutti e due li ho semplificati al denominatore e al denominatore, e poi qua c'è x cubo, perché sarebbe x più x cubo meno x meno x se ne va. Quindi cosa mi viene?
uguale, qua c'è 1 più x quadro alla 3 mezzi, e poi c'è 1 più x quadro, qua c'è 1 più x quadro alla 1 mezzo. Poi la radice di x alla quarta fa x, scusate, radice di 1 più x quadro alla 1 mezzo, perché questo sta al denominatore del denominatore. Questo sta al denominatore del denominatore, quindi come se stesse al numeratore. Poi questo invece sta x quadro, x cubo fratto x quadro per x. E dovrebbe fare così. Adesso, se volete, lo rifacciamo nell'altro modo. Lo rifaccio qua sopra. F' di x uguale 1 su 2 volte la radice di x alla quarta fratto 1 più x quadro per, adesso che devo fare? Devo fare 1 più x quadro, no, era la 3 mezzi perché questo qua era al quadrato, e allora qua ho sbagliato, scusate, mi sono dimenticato quando ho fatto la derivata, quindi qua è sbagliato. Perché ho sbagliato? Questa qua è 2x, quando ho fatto la derivata di 1 fratto 1 più x quadro mi sono dimenticato di qua quadrato per 2x, e allora stavolta qua devo moltiplicare, allora qui ho la radice x quarta fratto 1 più x quadro, sopra ho 1 più x quadro al quadrato, sopra ho x più 2x cubo più x alla quinta meno x, perché devo moltiplicare x non per 1 più x quadro, quindi non faceva x più x cubo, ma faceva x per 1 più 2x quadro più x alla quarta, quindi adesso x meno x se ne va, e quindi effettivamente qua mi viene 2x cubo più x alla quinta fratto x quadro per 1 più x quadro alla 3 mezzi. Allora, questo sta al denominatore, questo sta al numeratore, 2 meno 1 mezzo fa 3 mezzi, radice di x alla quarta fa x quadro, semplificando qua mi viene 2x più x alla terza, quindi mi viene x per 2 più x quadro fratto 1 più x quadro alla 3. Semplificato in x quadro, mettete in evidenza la x e rimane questo. Ok, facciamolo nell'altro modo. Allora, derivata di radice 1 fratto 2 radice per, adesso qua devo fare il denominatore al quadrato, poi devo fare la derivata di x alla quarta che fa 4x cubo per 1 più x quadro meno la derivata di, squadro che, di 1 più x quadro che fa 2x e moltiplica x alla quarta, quindi 2x alla quarta, quindi qua mi viene sotto mi viene 2x quadro per 1 più x quadro 2x quadro per 1 più x quadro alla 3 mezzi, 2x quadro 3 mezzi, e sopra viene 4x cubo più 2x alla 5. Adesso semplificate per 2x quadro e vi viene 2x più 2 2x più x cubo, quindi viene quello di 2x più, anzi, x per 2 più x quadro fratto 1 più x quadro. Allora, in questo caso addirittura è più semplice, guarda così. Infatti in questo altro modo stavamo sbagliando, così no. Però in molti altri casi conviene fare la divisione.
In ogni caso, quando l'avete fatto in due modi diversi, alla fine si accorda, è molto probabile che abbia fatto. Quindi, questa derivata prima dove? Quando x è positivo. Questa derivata prima che segno ha? Eh? Positiva, no? E per x che tende a 0, che fa questa derivata? Allora, questo tende a 2, questo tende a 1, questo tende a 0, quindi la derivata tende a 0. In questa situazione vuol dire che la funzione ha la derivata anche in 0 e vale 0. Oh, qui però questo vale per le x positive, invece se la x è negativa la derivata è negativa. Quindi che vuol dire? Il segno della derivata è meno 0 più, vuol dire che la funzione in 0 c'ha un minimo. Chiaro? È derivabile in 0? Certo che è derivabile in 0, la derivata in 0 fa 0. O fate il rapporto incrementale, se andate a fare la radice quadrata, questa funzione qui è x quadro fratto la radice di 1 più x quadro. Se vado a fare il rapporto incrementale in 0, faccio questo meno 0 diviso x, rimane una x al numeratore, faccio x che tende a 0, vedo che la derivata fa 0. Oppure non fa niente, io questa derivata vale per x diverso da 0. Questa derivata qua era positiva per i positivi. Però siccome la derivata ha limite nel punto, vabbè, non l'abbiamo dimostrato, però ci potete credere lo stesso, quando esiste il limite della derivata nel punto, la funzione ha la derivata anche nel punto. Se la funzione è continua, derivabile negli altri punti, e il limite delle derivate fa 5, vuol dire che la derivata in quel punto faceva 5. Qua il limite della derivata fa 0, vuol dire che... Ma in ogni caso, il fatto di sapere che la derivata fa 0 vi serve soltanto per fare il grafico bene, nel senso che qua la tangente è orizzontale. In ogni caso questo sarebbe stato un punto di minimo, anche se la derivata non c'era, perché la funzione prima scende e poi sale. Se una funzione prima scende e poi sale, quello è un minimo. Cioè, i grafici di f' del tipo meno 0 più sono minimi, meno non esiste, più sempre minimo è, perché prima scende e poi sale. Però in quel caso non avrei saputo se magari era, cioè, se non esiste la derivata, per esempio, deve esserci un punto angoloso, no? Invece qua il punto angoloso non c'è. Quindi per ora di questa funzione sappiamo solo questo. Andiamo a vedere cosa possiamo dire per quanto riguarda gli asintoti. Ovviamente per quanto riguarda gli asintoti verticali non ce ne sono, perché la funzione è definita per tutti. Andiamo a vedere per quanto riguarda gli asintoti orizzontali ed obliqui. Allora, per vedere se esistono asintoti orizzontali ed obliqui, io cosa faccio? Ve lo faccio qua. Vado a sviluppare la mia funzione all'infinito. Come si fa? Allora, la mia funzione, ripeto, f di x è uguale a x quadro fratto la radice di 1 più x quadro. Ok? Allora faccio tendere x a più infinito. Ok? Allora cosa faccio? Quindi x è positivo. Se tende a più infinito lo prendo positivo. Pertanto metto in evidenza x quadro sotto radice, lo porto fuori, quindi mi rimane x fratto la radice di 1 più 1 su x quadro. Ora la x sta in evidenza, io non la tocco. Questa quantità è la radice di 1 più t, questo lo chiamate t. T che cosa fa? Se x tende a più infinito, 1 su x, che è uguale a t, tende a 0. Quindi questo qui,
se vi ricordate è uguale a 1, questo è 1 più 1 su x alla 1/2, questo è uguale a 1 più 1 su 2x, cioè più t mezzi, che 1 più x alla alfa era 1 più alfa x. Poi il termine successivo è meno 1/8 su x quadro. Perché? Perché se vi ricordate bisognava fare alfa per alfa meno 1 diviso 2, 1/2 per meno 1/2 fa meno 1/4 diviso 2 fa meno 1/8 x quadro, e poi tutto quello che avanza è di ordine superiore al secondo. Questi sono infinitesimi, questo è l'infinitesimo di ordine 2, questo è l'infinitesimo di ordine superiore a 2, perché stiamo andando a più infiniti. Quindi questo qui lo scrivo come 1 più 1 su 2x meno 1 su 8 x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Chiaro? Questo qua non sto facendo trucchi, questo andava a 1 il denominatore qua, e infatti qua va 1, solo che è specificato meglio. Adesso cosa faccio? Ricomincio. Dico questo è uguale a x fratto, tutto questo lo chiamo t. Per x che tende a più infinito, t tende a 0. Quindi x fratto 1 più t a chi è uguale? È uguale a x per 1 meno t. Se vi ricordate, 1 fratto 1 più t è uguale a 1 meno t più t quadro più o piccolo di t quadro. Quindi 1 meno t. Meno t che significa? Meno 1 su 2x più 1 su 8x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Dice, ma non era meno? Meno o piccolo è uguale o piccolo. Poi devo fare più t quadro. Ma quando faccio più t quadro devo fare il quadrato solo di questo, perché tutti gli altri termini, quando faccio il quadrato di tutta questa roba, sono di ordine superiore al secondo, e finiscono qua dentro. Quindi uguale, allora qui abbiamo x meno 1/2 meno 1/2 più 1 su 8x più no, scusate, 1, questi sono 2/8, 3 su 8x, mi ero dimenticato di fare questa somma. Questi sono 2/8 più 1/8 fa 3/8, questo più questo fa 3/8, 3 su 8x. E poi c'è lo piccolo, che quando lo moltiplico per x diventa o piccolo di 1 su x. Per quale motivo? Beh, era di ordine 2, ma quando lo moltiplico per x che va più infinito diventa di ordine superiore a 1. Chiaro? Ok. Adesso cosa mi dice questa struttura qua? Questa è la mia f di x, uguale x meno 1/2 più 3 su 8x più o piccolo di 1 su x. Chi è l'asintoto secondo voi? Sta scritto. Chi è? Come deve essere fatto l'asintoto obliquo? F di x deve essere uguale a mx più n. Mx più n. X meno 1/2. Questa è l'asintoto. Questo va a 0. Il resto va a 0. Come ci va a 0? Beh, questo non lo sappiamo, però sappiamo che Dio ti superiore al primo. Questo come ci va? Questo, se x tende a più infinito, tende a 0 più. Perché se x va a più infinito, questo è positivo. L'altro può avere il segno che vuole, ma è più piccolo di questo. Quindi, noi sappiamo che cosa? Che se prendiamo... Allora, questa è la nostra funzione. Qua c'è x meno 1/2. Allora qua è 1/2 meno 1/2
qua è un mezzo, in questa è la funzione x meno un mezzo. Cosa sappiamo? Sappiamo che la nostra funzione a questo asintodo ci si appoggia da sopra. Perché? Per quale motivo? La funzione, lo riscrivo qua, a f' ci sta, si sta. La funzione è uguale a x meno un mezzo più qualcosa r di x, che per x che tende a più infinito tende a 0 da sopra. Questo fatto è molto importante perché anche se voi calcolate l'asintodo con i limiti tradizionali, poi non sapete se rispetto all'asintodo la funzione sta da sopra o da sotto. Invece qua il fatto di aver calcolato, qua c'era 3 su 8 x, più o piccolo di 1 su x. Ora questo pezzo qua è positivo quando x tende a più infinito, che vuol dire che la funzione si mantiene al di sopra. Se invece fosse stato negativo, guardate le implicazioni, se fosse stato negativo la mia funzione doveva avere per forza un flesso. Qua la funzione vedremo che è commessa. Nel momento in cui si deve appoggiare a questa asintodo da sopra non c'è nessun buon motivo perché debba cambiare la commessità. Ma se invece doveva prima scendere sotto e poi appoggiarsi, lo vedete che doveva fare la S? Quindi il fatto di sapere che al nostro asintodo ci stiamo andando da sopra ci dice con tranquillità che la nostra funzione ha questo tipo di grafico all'infinito e questo tipo di grafico vicino a zero. Poi dobbiamo connettere i puntini. Siccome la funzione è pari, che vuol dire che da quest'altra parte l'asintodo è, siccome la funzione è pari, è meno x meno un mezzo. E la funzione ci si appoggia sempre da sopra. Se volete esserne sicuri, provate a fare lo sviluppo per x che tende a meno infinito. Tenete conto che quando portate fuori la radice di x quadro non è più x ma è meno x. Quando x è negativo, la radice di x quadro è meno x. Provate a farlo e vedete. Ma qua non abbiamo bisogno di farlo perché la funzione è pari. Allora, cosa ci dice questo grafico? Ci dice che molto probabilmente la mia funzione fa una semplice vaschetta fatta così e rimarrà sempre commessa. Per essere sicuro che però che rimanga sempre commessa, io che devo fare adesso? Devo fare la derivata seconda, perché la funzione anche facendo così potrebbe fare delle incertezze. Non succede, ma potrebbe succedere. Quindi per escludere questa cosa io devo fare ancora la derivata seconda. Allora, la derivata prima faceva x, allora f' di x faceva x per 2 più x quadro, anzi scriviamolo 2x più x cubo fratto 1 più x quadro alla 3 mezzi. Allora, derivata seconda quanto fa? Allora, devo fare il quadrato del denominatore, quindi qua mi viene 1 più x quadro al cubo. Poi devo fare la derivata del numeratore, che fa 2 più 3x quadro, per il denominatore non derivato, quindi per 1 più x quadro alla 3 mezzi, meno la derivata del denominatore, che quindi fa 3 mezzi per 1 più x quadro alla 1 mezzo per 2x, che moltiplica 2x più x cubo, uguale
uguale, vedo di continuare qua. Naturalmente ho sempre capitato di fare errori, eh. Speriamo di non farlo. Comunque, sotto abbiamo 1px quadro al cubo. Sopra cosa abbiamo? Allora, mettiamo in evidenza una radice di 1px quadro. Allora, qui ci rimane 2 più 3x quadro per 1px quadro. Più, anzi meno, 2 e 2 lo semplifichiamo, questo l'abbiamo messo in evidenza, quindi mi rimane meno 3x per 2x più x. Allora è evidente che questo fa 1 più x quadro alla 5 mezzi sotto questo, ed è sempre positivo. Quindi il segno della derivata seconda dipende dal segno della parentesi quadra. Allora, la mia parentesi quadra la vado a sviluppare e mi fa 3x alla quarta più 3x quadro più 2x quadro più 2 meno 6x quadro meno 3x alla quarta. Vediamo un po'. Allora, 3x alla quarta se ne va. Allora, secondo quello che ho fatto qua mi dovrebbe venire 2 meno x quadro. Allora, questo per esempio, questo è interessante, perché se fosse vero questo, allora ho fatto un errore, o ho sbagliato la derivata oppure ho sbagliato lo sviluppo. Perché? Perché questa qui mi viene positiva vicino a 0, ma negativa quando x è distante da 0. Quindi sarebbe coerente con quell'altro tipo di discorso. Allora andiamo a rivedere. Uno dei due sta sbagliato, quindi siamo sicuri di aver sbagliato uno dei due. Ora, x, allora 2 più 3x quadro per 1 più x quadro, meno 3 mezzi per 1 x quadro, 1 mezzo per 2x va bene. Allora andiamo a rivedere la derivata, sembra fatta bene, però allora qua è difficile, quando fai un errore del genere è difficile che lo trovi subito, perché se rifai il conto molto spesso rifai lo stesso errore. Andiamo però a rivedere lo sviluppo, almeno questi due minuti di... perché? Almeno le grosse linee. Sì, cosa ho sbagliato? Ho sbagliato abbastanza. Cosa ho sbagliato? Era molto più semplice lo sviluppo. Cosa ho sbagliato? Si è sbagliato questo? Mi sono dimenticato il quadrato qua. Quindi allora,
questo era un mezzo ma di questo, quindi un mezzo x quadro, e quindi viene 1 meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Quindi andando a moltiplicare x meno 1 su 2x più o piccolo di 1 su x, che è molto meglio. Allora l'asintota non è più x mezzi, l'asintota è y uguale x. Per quale motivo? Perché questo tende a 0, ma questo qua adesso per x che tende a più infinito tende a 0 negativo, che vuol dire che l'asintota non era, allora il grafico della funzione era questo qua, l'asintoto sono x e meno x, la mia funzione qua è derivabile, è derivata nulla, però per andare a questi asintoti si deve appoggiare a questi asintoti da sotto e deve avere un grafico che, siccome qui la funzione era commessa, per potersi appoggiare da sotto molto probabilmente, e infatti lo è perché abbiamo fatto la derivata seconda, abbiamo visto che è negativo, la funzione sarà concava per x che tende a più infinito. Ok? Quindi, allora vedete la potenza di questi metodi? Cioè, se tu ti fai la derivata prima e la derivata seconda, non servono per studiare, servono per controllo. Nel momento in cui io ho fatto un errore nello sviluppo, mi faccio la derivata seconda, ho visto che non è coerente con lo sviluppo, uno dei due deve essere sbagliato. Torno indietro e trovo l'errore. L'errore era fa, tra l'altro, l'errore che ho fatto mi aveva reso lo sviluppo molto più complicato, perché qua me l'ho dimenticato il quadrato e ho fatto lo sviluppo come se fosse radice di 1 fratto 1 più 1, e quindi veniva molto più complicato. Invece lo sviluppo è venuto molto più semplice perché gli ordini qua di infinitesimo aumentavano, e però stavolta l'asintoto ci andava da sotto. Ma se l'asintoto va da sotto, allora effettivamente qua la funzione deve essere conca, e allora effettivamente ci devono stare due punti di flesso. Dove stanno i due punti di flesso? Stanno a più o meno radical 2. A questo punto il grafico, abbiamo, vabbè, il grafico non, diciamo che il disegno non sarà perfetto, però le proprietà qualitative del grafico della funzione sono queste. E la situazione, allora, voi probabilmente, a voi avrà dato fastidio l'errore, però in realtà io sono contento che ci sia stato. Perché? Perché vi dimostra che l'errore non rimane. Se tu fai i conti come li devi fare, se hai fatto l'errore, hai delle cose contraddittorie. Se sono contraddittorie, è difficile avere due errori che si confermino l'uno quello che dice l'altro, è quasi impossibile. Quindi nel momento in cui tu fai un errore, vai a vedere, cioè incontri una contraddizione, te ne accorgi, torni indietro. Ok? Arrivederci.